In questa avventura di rivisitazione della nostra immagine sullo scaffale abbiamo chiamato Packaging in Italy perché volevamo creare un mood, un pack che facesse comprendere in modo chiaro quando è sullo scaffale al consumatore quelle che erano le nostre caratteristiche e soprattutto il prodotto. E abbiamo trovato proprio in Packaging in Italy gli interlocutori adatti che sapessero parlare in maniera convincente con il consumatore. Abbiamo affidato loro il compito di studiarci quindi un po' tutto, una nuova grafica, il nuovo marchio che era fermo così da 65 anni, quindi una nuova livrea, perché ritenevamo di aver bisogno di rilanciare, rinverdire, rinvigorire il nostro brand, anche perché avevamo bisogno di entrare di più nel settore dei giovani, un mondo più collegato al social, meno cioè svecchiato, togliere la polvere che in tutti gli anni di successi, ma che comunque indubbiamente si era creata. Siamo rimasti molto soddisfatti non solo dal risultato finale, ma anche dalle modalità con cui si è sviluppato il lavoro, dai numerosi confronti fatti con il nostro consiglio d'amministrazione, da parte di Packaging in Italy, da parte di tutto lo staff di Packaging in Italy, e i confronti anche con la nostra struttura operativa del marketing, con la nostra commissione pubblicità. Insomma, siamo rimasti molto soddisfatti perché siamo arrivati ad un risultato finale condiviso, convincente e raccordato con tutte le anime variegate, diverse e numerose che ha un consorzio di tutela vasto come il nostro. Quindi abbiamo riscontrato che Packaging in Italy non solo è riuscito a trovare le soluzioni migliori che potessero dare risposte adeguate ai consumatori un po' troppo confusi da questo avvento dei similari, ma è stato fondamentale anche la professionalità che hanno saputo dimostrare nelle numerose occasioni di incontro che sono servite per convincere i vari livelli e i centri decisionali del consorzio, perché un consorzio di tutela non è una semplice azienda dove ci sono uno o due proprietari messi d'accordo loro, sono d'accordo tutti. Il consorzio è di proprietà di 200 soci, i quali hanno tutti lo stesso peso, lo stesso titolo per decidere. Packaging in Italy è riuscita a convincerli tutti con fatica, con impegno, con dedizione, con ripetizione, con tempo, perché ho corso anche nel tempo, ma il risultato è stato davvero eccellente e soprattutto, ripeto, la loro professionalità ci ha consentito di convincere tutti quanti. Perciò il risultato è stato eccellente sia dal punto di vista del marketing, sia dal punto di vista del posizionamento, ma anche dal punto di vista sociale e politico, perché un consorzio di tutela è una molteplicità di imprese che poi, anche per definizione, devono anche farsi concorrenza fra di loro quando vanno in GDO.